Benvenuti nella vita di un youtuber squattrinato che può fare video di corsa mentre sta facendo altro. Oggi parliamo dei track della Gullwing Sidewinder, che sono dei track ottimi per carvare, e della camera Icontex 4K, Wi-Fi 2.4G, Ultra HD, che poi sto Ultra HD, vabbè che lo scrivono ovunque, e HD, Full HD, Ultra HD, e HD, il resto sono cazzate. E vi parlo da camera. Filma in 4K e a 60 frame al secondo già in HD, quindi puoi fare uno slow motion senza andare sotto di qualità. Vabbè, me l'hanno mandata, cosa vuol dire che me l'hanno mandata? Vuol dire che me l'hanno mandata gratis per fargli una review. Onoratissimo di questo, mi hanno detto che gli piace il canale, non lo so se è vero, secondo me guardano un po' in giro e le mandano un po' più persone. Comunque sia, quello che farò sarà una review, come si dice in italiano una review? Insomma, una recensione imparziale. Imparziale perché non c'ho niente da perdere se vi dico qualche difetto della camera, me l'hanno già mandata, che vuoi. E anche, ma ho tantissimo da perdere se vi consiglio merda. Anche perché, come vedrete, giù in descrizione mi hanno lasciato un codice per uno sconto, credo, del 10% per acquistare la camera. Questo codice vale tipo 3 giorni, se riesco a mettere il video online oggi ci saranno questo e altri 2 giorni, poi cercherò di farmelo aggiornare, quindi dateci un occhio comunque, anche se è passata la data, perché cercherò di farmi mandare più codici. Sono molto contento perché a me serviva una camera da mettere sul gimbal che avesse già lo schermino dietro, perché con la mia GoPro Hero 3 Plus, che è un'ottima GoPro nonostante abbia già qualche anno, non ha lo schermo incorporato, quindi io ci aggiungo un accessorio per avere lo schermo e con tutta questa struttura non entra bene nel gimbal. Questa invece è leggerissima, è così leggera che per metterla nel gimbal addirittura devo, e non è un problema in realtà, però devo inserirla non appoggiandola completamente alla parte finale del gimbal, ma lasciando un po' di spazio così che il peso si bilancia meglio e diventa esattamente come il contrappeso del gimbal. Facile, bisogna solo farci un po' di attenzione. Del gimbal ve ne parlerò più avanti perché già c'è troppa roba su questo video. Io devo dire subito che ho notato una buona qualità di immagine. Ci ho già montato con questa camera, l'ho usata in realtà nel video con Raul. Lì notiamo subito che c'è sta cazzo di data sopra, perché questa camera, che non è pensata per un uso professionale, viene di default con qualche stupidata, tipo mettere la data sopra il video che stai registrando. Basta toglierlo, basta andare nel menu e si toglie. Ho girato a diversi frame per secondo, che sono utili per poi mettere uno slow motion, ossia far vedere il video al rallentatore quando si fa qualche trick eccetera, non nel mio caso non faccio una mazza. Che poi c'erano degli skater in zona e io ero lì che mi facevo tutti gli angoli per filmarmi mentre scendevo a zigzagare con il longboard, la vergogna. Qui arriva a 120 frame per secondo, però in qualità standard 720p, che significa che non è HD, che è la risoluzione vecchia, quella che c'era prima dell'HD. Quindi è importante vedere quanto scende la risoluzione, perché a seconda del tipo di video che fai ha senso, perché tu vuoi comunque mostrare qualcosa più al rallentatore nonostante la qualità scenda un pochino. Se fai un video cinematografico no, non scendere mai sotto il full HD, perché si noterebbe. Non sarebbe il caso, però per YouTube sì, assolutamente sì. O per degli esperimenti, per fare una recensione, per mostrare come funziona qualcosa, sì, assolutamente scendi. Perché comunque si vede bene. Che grande questa signora! Questa signora credeva che io l'avessi appoggiata lì e l'avessi lasciata. E allora stava pensando, ma questa camera per mio nipotino? No signora, è mia! Adesso vengo! Ah! La faccia di non te la prendi a questo giro. Andiamo ad accenderla, andiamo a vedere le opzioni che ci mostra. Tastino frontale, cambio il modo, quindi camera, macchina fotografica,
Chiavetta inglese, col tasto sopra seleziono e poi ho questi due tasti laterali per cui posso andare a toccare giù. Non c'è il touchscreen, ma non importa, perché ci sono questi tasti laterali. In fondo, se deve essere più economica, su qualcosa devono risparmiare. Allora, risoluzione video, questo è quello che ci interessa di più. Video resolution, andiamo a selezionare. Adesso è settata a 1080p per 60 frame al secondo, ma potrei andare a 1080p per 30 frame al secondo. Questo quando lo faccio? Quando so già che non mi servirà lo slow motion mai e voglio avere meno peso sulla SD card. Per la qualità potrebbe essere che sia leggermente migliore per il bitrate, ma per ora io non ho notato differenze, onestamente. Poi 720p, questa è la risoluzione vecchia dei televisori vecchi. A 120 frame per secondo, lo uso quando voglio fare uno slow motion esagerato. Già con 60 posso fare un ottimo slow motion, ma voglio andare più, voglio vedere un kickflip, come si muove lentamente, voglio vedere i miei progressi per me stesso, per vedere che cosa sbaglio. Ottimo. Voglio fare un video su YouTube, per YouTube una qualità che va benissimo. Fate dei video commerciali, magari no. Poi possiamo andare su di risoluzione. 2.7K vuol dire non sono i 4K famosi di chi ha i mega televisori. A 30 frame per secondo, quindi quando si usa 2.7K? 2.7K si usa quando volete fare dei video e volete avere la libertà di ritagliare, di reinquadrarli, perché magari siccome con l'action camera non sapete bene che cosa state filmando, poi vedete che volete solo una sezione piuttosto che un'altra. Questo lo fate solo quando il video è molto stabile, altrimenti più ci zoomate dentro, più si muoverà. Quindi 2.7K è utile per questo. Io una volta ci ho fatto un tutorial di cucina in spagnolo, c'è, mi fa un po' di vergogna, però c'è nel canale, in fondo, in fondo, in fondo. E quindi registravo così, invece che così, registravo così, in maniera che siccome andavo nel frigorifero, acchiappavo un sacco di cose, potevo poi spostare l'inquadratura esattamente dove la volevo. Siccome ritagliavo tanto, diventava una forma di avere il piano perfetto come lo volevo io, ma si riduceva abbastanza la qualità, però non mi importava, per il tipo di contenuto io ero contento così. Ehi Ciccio, ti sei spento. Sì, questa camera ha la caratteristica che lo schermo dorme dopo un pochino, questo è solo per il risparmio di energia, quindi non vi spaventate, sta continuando a filmare. Io quando ho filmato con Raul ogni tanto vedete che la camera fa così, perché vedevo lo schermo che diventava nero e mi preoccupavo, quindi andavo a toccarlo per risvegliarlo, era solo per quello. 4K a 25 frame per secondo. Io vi ricordo che cinema, i film sono a 24 frame per secondo, quindi 25 frame per secondo va benissimo. La televisione in Europa è a 25 frame per secondo, poi negli Stati Uniti è a 30 frame per secondo. Quindi abbiamo un 4K ai giusti frame per secondo che potete usare o per reinquadrare le vostre immagini, per essere sicuri di avere ancora più definizione, a seconda del progetto che è, ma sicuramente il bitrate non aiuta troppo perché deve mettere più immagine, quindi se comunque non volete reinquadrarlo e volete trasmetterlo solo in HD perché magari non avete neanche un computer che vi può permettere di montare in 4K, non usate il 4K. Ma è utile avere un'action camera che va in 4K perché prestissimo sarà tutto in 4K. Quindi se prendete adesso un'action camera che non è in 4K, un anno non dico che la potete buttare nella spazzatura, ma non sarà più un prodotto di qualità. Mi incasino un po' perché la luce resta sempre rossa, per dirvi che è accesa, e lampeggia quando state registrando, quindi vi dovete abituare a questo. Vabbè, un difettino ve lo voglio dire. Non c'è un tappo nelle entrate USB della schedina, eccetera. Non è un grosso problema, perché in realtà loro hanno pensato, è pensata per usare sempre la carcassa di plastica che la protegge completamente, quindi non è un problema. Ma ci fosse un incidente nella carcassa di plastica, quando capita, poi con una camera così economica, anche se capitasse non è la fine del mondo, ci sarebbe, e filtrasse un pochino d'acqua, ci sarebbe un po' più di protezione. E in generale con la polvere è un pochino meglio avere un tappo, ma non è un problema. Io penso che comunque hanno salvato spazio, hanno salvato materiali, perché è molto molto leggera. Come seconda camera, se avete già una GoPro e volete degli altri angoli, è
È stupendo, che è quello per cui la uso. È stupendo perché è praticamente identica, costa poco, la potete sacrificare. Infatti, come vedete qua, ci abbiamo fatto un crash test non voluto. Perché sì, perché io avevo visto che c'era una specie di pozza d'acqua. Poi a un certo punto, oltre ad essere una pozza d'acqua, che ho pensato. Ce la faccio sopra perché sono abbastanza grippose queste ruote. C'era anche questo muschietto selvaggio. E lì, come vedete, c'è attrito 0, 0, 0, 0. Proprio ci scivola qualsiasi cosa. Per fortuna la tavola si è girata. Vabbè, si è girata anche perché mi è saltata via. Quello è stato il problema. Quindi non è finita sotto il bus che c'avevo di fronte. E mentre l'action camera è partita con questo suono agghiacciante, si è presa una bella botta in realtà, ma non c'è stato assolutamente nessun problema, nessun danno. Io vi dico la verità, si è aperta leggermente questa parte, si è un po' distaccata perché è semplicemente all'incastro, l'ho rincastrata dentro così, clic, senza neanche pensarci, come quando ti rimetti a posto un osso. Nessun problema, l'ho riutilizzata dopo, va perfetta. La carcassa abbiamo potuto scoprire così, sono contento che questo crash test involontario ci sia stato. Che è veramente robusta, è ottima, ottima qualità della plastica, anche perché si è graffiata, ma leggermente, leggermente qua, proprio quasi, se tu non sapessi che gli è successo qualcosa, devi proprio andare a guardarlo. E anche quando lo trovi, non creerà nessun tipo di problema nella struttura. Gli accessori sono la cosa più bella di questa camera, perché la GoPro, sì, ti arriva con alcuni accessori basici, ma ti mancano sempre quelle cosettine che sono fondamentali, e che ti devi comprare poi separatamente, che sono per esempio questo qua, l'adattatore da tripode a GoPro, perché mannaggia ladra, tu la GoPro la devi mettere su un accidente di cavalletto, perché non me lo dai subito? Mi dai tutte queste cazzate che per appiccicarla, questi cosi con gli adesivi che poi non lo fai mai. Devi sempre comprarlo a parte, che poi non è un problema, te lo fai mandare dalla Cina, costano poco queste cose, costano 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5, 6, 10, se lo prendi nel posto più caro. E sono utilissimi. Questo ti arriva in dotazione, quindi perfetto, fantastico. Questo ti arriva in dotazione, questa cazzatina, secondo me è meglio della pettorina dei cani della GoPro, che io ce l'ho, io uso la pettorina. L'immagine è molto stabile, è un angolo molto migliore che la fronte, perché la fronte vedi troppo in giro, si muove troppo, eccetera, mentre qui è molto più stabile. Ma sei ridicolo con queste cavolo di bretelline, che poi sembra un po' il gilet di He-Man. Conoscete? He-Man. Mettetegli una GoPro sopra ed è fatta. Questo si allaccia vabbè, a sta parte qui del tuo zainetto, lo metti qui, passi veramente inosservato, hai delle riprese stabili, stabilissime come sul petto, io direi 0,5% in meno, però se è un buono zaino, sì, è praticamente identico. È stupenda, ci entra la camera dentro, lasciando molto velocemente, plimp, non esce, vorrei fare un altro crash test, no, 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 non esce davvero. Ci sono anche degli adattatori se volete montare in altre strutture, non so bene, adesso non ho analizzato tutto. Comunque per gli accessori perfetto, il classico bottoncino, questo viene anche con la GoPro per fare foto e filmare a distanza, clic clic, poi non lo usi mai alla fine, ma potrebbe essere utile. Ci sono vari cordini che sono tipo per mettersi il bottoncino sul polso, eccetera, chiamare la tua automobile, Kit, vieni a prendermi, però devi avere dei capelli più ricciolosi, tipo supercar, per ottenere il rispetto della tua macchina. Poi il resto è tutta la roba che c'è anche sulla GoPro, varie cose di tutti i tipi. Io, se andate in skate, vi consiglio questi due. Questo è il rig, questo è della Gloxy, ma ce ne sono altri, per fare le riprese basse. Potete mettere qua la vostra DSLR, qua sopra l'action camera, grazie a questo accessorio qui, mettendoci una vite sotto. Oppure potete filmare anche direttamente solo con l'action camera senza la DSLR. DSLR e action camera, anche se dallo stesso angolo, montano bene assieme perché hanno un campo visivo molto diverso. Qui potete vedere un esempio. Cinematograficamente o in televisione non si monta dallo stesso angolo due immagini, tipo un errore, però quando si tratta d'azione, si tratta di prendere un trick, filmare qualcosa che non è ripetibile. Sì, accidenti, fatelo.
è utilissimo. Questo della Glossy, io vi metto un link sotto direttamente, l'ho preso su Amazon. Se ce n'è un altro, vi metto qualcos'altro di analogo. Se c'è lo stesso, potete andare come tranquillissimi. Cavolo, Cloxy, quello di Urban Survival, l'ha preso perché è veramente economico, per questo l'ho preso. Cavettini per ricaricare la batteria, viene con due batterie, stupendo. La GoPro viene, sempre viene solo con una. Niente, è un pacco ottimo, tu non hai bisogno di nient'altro. Ovviamente hai un'action camera, comprati un palo. Io questo palo qua è estensibile, mi ci trovo molto bene. L'unica cosa, sempre vi metto il link sotto, questo è Yutang. Vi metto il link sotto, se ce n'è un'altra marca simile vi metto l'altra marca, perché questo l'ho preso qualche anno fa. Mi ci trovo da Dio, è robustissimo, lo uso tantissimo, perché voi sapete che io quasi giornalmente vado a filmare, filmo i miei touring skate, oppure filmo trick, cose così. Cazzo, devo andare a lavorare io. Normalmente è corta, quindi cerchiamo di accelerare di più. Adesso avvicino la tavola. Avvicino la tavola più dietro, così ve la faccio vedere nei dettagli. Dunque, questo cazzo, devo toccarlo mentre sto facendo colazione, brutta roba, eh. Caffettino, è venuto buono oggi. Questo è un Gullwing Sidewinder, la caratteristica è che ha il doppio bushing, quindi ha lo stesso tipo di carvata di un normale track da skate, quindi traditional kingpin, che vuol dire che il kingpin, questa vite, è dietro al track e non davanti come nei longboard, ma doppia, quindi carva due volte. Eccolo qua, per farvi capire, l'angolo. Può andare oltre? Sì, può andare oltre, perché in realtà questo quasi non lo sto sforzando, perché questo bushing tu lo vai a sforzare dopo che gli hai dato sotto con questo qua. Questo è un drop through, ma diciamo customizzato al track, perché c'è una specie di cella più profonda, potete vedere qua dei bordini, forse qua sotto c'è del legno, per cui è un drop through che però non emerge sopra. Questo sistema, che è abbastanza caro in realtà, era più popolare in passato, perché adesso il carver si è mangiato un po' tutto il mercato. Perché il carver, surf skate industry anche, poi tutte le varie imitazioni come anche Miller, eccetera. Vi metto un po' di link sotto. Come surf skate è meglio perché fa un giro molto più estremo. Però questo è utile per pompare, più stile longboard, più stile skate per lunga distanza, farsi anche delle grosse discese perché comunque ha più stabilità e non si tratta tanto di ruotare il busto, ma di saltellarci sopra e usare più l'inclinazione destra e sinistra. Questo movimento diventa molto efficiente quando già stai andando veloce. Da zero non ti permette di andare, non è come il carver che già da zero puoi pompare, ma quando vai molto veloce ti senti più a tuo agio qua, è uno stile diverso. Ci puoi fare dancing su questi track, sono interessanti, peccato che sono molto molto cari. Io questa l'ho presa usata, i cuscinetti non erano male, comunque ci ho montato i miei cuscinetti ceramici. Adesso io questi cuscinetti ceramici li sto vendendo direttamente attraverso Mebber, che non è altro che il sito dove mia moglie fa dei gioielli fantastici, dateci un'occhiata, quindi li vende online. Mi ha ospitato, siccome io sono uno straccione e non c'ho un sito di e-commerce e li vendo attraverso la sua piattaforma. Ragazzi, quindi questa era iContext, link in descrizione con sconto del 10%. Vedrò di rinnovarlo perché ha validità solo 3 giorni, vedrò di metterlo nuovamente. La diretta, io stavo pensando di fare l'appuntamento fisso il giovedì, quindi orientativamente controllate, però dovrebbe essere prossimo giovedì, sempre alle 7 di sera. Cliccate qua sopra per guardare la vecchia diretta, ma soprattutto per partecipare al sondaggio in cui vediamo se ci sono degli altri orari che preferite. Questo per le prossime dirette più avanti, perché qualcuno mi ha scritto che non ce la faceva, che stava mangiando in quel momento. Adesso tu vuoi mangiare o guardare la diretta di Urban Survival? Cosa direbbero i tuoi genitori? Ecco, mi sono ricordato il gruppo di Facebook, link in descrizione. A Skate Therapy Community. È importantissimo che partecipate adesso. Stiamo creando una community per organizzare, per uscire assieme in skate, per darci consigli, per comprare usato.